Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video intendo presentare EasyDida Port 1.0. Ecco, EasyDida è una raccolta di nuove tecnologie open source e freeware che ha l'obiettivo di facilitare la didattica. Queste tre immagini raccontano un pochino il passaggio che EasyDida vuole favorire da una scuola ferma per millenni ormai. Una scuola frontale, una scuola dell'ascolto, una scuola su della subordinazione al lavoro dell'insegnante da parte del ragazzino, una scuola invece partecipata, una scuola dove l'intraprendenza intellettuale è in campo e l'insegnante aiuta i ragazzini nella scoperta e nella conoscenza. EasyDida non è una raccolta di software, è un progetto e proposta di un tipo di scuola. Fare scuola come la facevano a Milano. Irraggiungibile, ma una scuola dove tutti possono lavorare al tavolo della conoscenza, dal piccolo al grande, al diverso. Perché è una scuola dove non c'è discriminazione. Arriva a tendere a quel tipo di scuola lì. Consiglio la lettura di Lettera alla professoressa perché è un caposaldo della filosofia della scuola italiana dopo il 62, nella 517 con l'inclusione della disabilità. La direttiva Profumo del 2012 per il discorso della diversità dei DSA e con i BES del 2013 in marzo. Quindi c'è tutto un processo anche legislativo che tende a questo ordine di scuola. EasyDida si vuole alleare con questo processo. Bene, eravamo partiti dal kit PC DSA, un sistema per allestire i PC dei ragazzini. È stata comunque un'importante esperienza perché sono stati downloadati migliaia di volte i kit dalla rete, ma io non ho deciso di aggiornarlo, anche se Windows 10 lo imponeva. Perché aggiornare i PC dei ragazzini è un'azione debole nella scuola, come dimostrano queste due immagini, se non si agisce sulla didattica. Agire sulla didattica significa che quotidianamente noi dobbiamo introdurre elementi e linguaggi diversi, altrimenti i PC e i ragazzi DSA restano soli con le loro difficoltà. Magari hanno delle macchine stratosferiche a casa, programmi, sintesi vocali e cose, ma non trovano cittadinanza. La scuola deve aprire a questi linguaggi e fornire loro la possibilità di agganciare un metodo di studio possibile, perché imparano, sono strategici, non hanno nessuna difficoltà, ma se noi gli facciamo passare attraverso un ostacolo, una via stretta, loro la difficoltà la trovano, perché l'abbiamo imposta in qualche modo. Proviamo a introdurre altri linguaggi, vedrete che fioriranno questi ragazzini e non si sentiranno più soli. Bene, EasyDida si vuole alleare con questo tipo di scuola, una scuola che non è più frontale, ma è una scuola dell'intraprendenza intellettuale, dalla piccola idea che diventa l'idea di tutti, dell'insegnante che coordina l'apprendimento cooperativo attraverso più linguaggi. È stato faticoso far dribblare tra le difficoltà di sistemi operativi diversi, ma EasyDida con i suoi programmi portabili e installabili funziona da XP a Windows 10. Quindi avete la possibilità di scaricarlo a questo link e vedrete EasyDida, i programmi EasyDida funzionano sia che abbiate macchine vecchie o macchine nuove. Cosa c'è dentro EasyDida? Dentro EasyDida ci sono una raccolta di software, come dicevo, open source e freeware, pluripiattaforma, li trovate su Linux, su Windows e Mac. Su Sodi Linux li trovate tutti perché io già mi onoro di far parte del gruppo di sviluppo e li abbiamo già inseriti. Sono freeware e open source. Li potete distribuire ai ragazzi, ai colleghi e quant'altro. È formazione EasyDida perché dentro ogni cartella col software c'è una videoguida e se non c'è una videoguida c'è un webinar linkato alla rete. C'è una sezione portabile, voi potete usare EasyDida dentro la chiavetta una volta scompattato il file, portarvela in giro, inserirla in un PC e quello funziona con i suoi software. È economia e gratuito perché la potete distribuire ai ragazzini con una copia. È una cosa importante. È libertà dalla difficoltà di compatibilità fra un software e l'altro, che nella scuola sono terribili. Ogni scuola si scontra col fatto di avere più versioni software, più versioni hardware, sistema operativo. Bene, EasyDida ha software che vanno da XP a Windows 10 per Windows e dialogano con gli altri sistemi. I ragazzini possono venire col PC che hanno a casa e trovare la possibilità di lavorare sul stesso programma. È una cosa importantissima.
che la tecnologia sia amica e non sia un ostacolo al transito didattico delle attività. Se no, come si fa a fare cooperative learning? Dentro i CD-DA c'è una cartella ogni volta e una videoguida e il collegamento a SD Quadro per alcune videoguide per poter ottenere addirittura l'attestato di formazione per chi seguirà il webinar di SD Quadro, non solo sulle mappe e su OpenSancore per gestire la LIM, ma su tutti i webinar che SD Quadro, e col quale ho collaborato per fare questi lavori, mette a disposizione online. Quindi cliccate e vedete anche questo tipo di formazione. Ecco, l'interno di SD, appena lo aprite, è questa chiavetta qua, scompattato, trovate la sezione installazione e la sezione portabile. Nella sezione portabile trovate i programmi e una piccola videoguida. Ogni programma è una cartella. Se voi volete, ad esempio, far andare LibreOffice, basta che lo aprite e cliccate sul file esecutivo. In questo caso, io voglio far partire Writer o la presentazione. Facciamo il Writer, così vedete che è perfettamente uguale a quello che potete aver trovato installato. E potete tranquillamente dialogare con la macchina, fare un file, stampare come fosse un programma installato. Eccolo che parte, l'ultima versione stabile, questa è quella portabile, come avete visto, non è altro che un programma di laboratorio testi. Salvate sul computer, fate quello che vi pare, poi chiudete il programma, tiratevi la chiavetta e andate su un'altra classe, un'altra situazione. Ecco, questa è la sezione che riguarda i programmi portabili. Ecco, all'interno è fatto così, seguite un po' questa diapositiva per capire, lanciate l'esecutivo dei portabili e va. EasyDida vuole facilitare la didattica fornendo quei linguaggi che permettono il dialogo e continuare ad imparare anche se non siamo più a scuola e non abbiamo più un insegnante. Quindi fare video lezioni, piccoli clip, l'insegnante facilmente parla al computer, ha fatto una video lezione con CamStudio, un'audio lezione. Pensate a un cieco, un ipovedente va a casa con un'audio lezione. O lo trova online perché l'insegnante l'ha messo online. VLC per guardare i video, tagliarli, sezionarli, catturare le immagini, fermo immagini, una porzione di immagini. Cmap per fare le mappe, fantastico. OpenSancore per gestire tutte le LIM di qualsiasi marca. Pensate, portate in tasca il gestore della LIM. LibreOffice è un office completo, di tutto rispetto, lo usa addirittura le forze armate italiane per avere la compatibilità dei file, e Firefox che è eccezionale perché ha un sistema per downloadare dalla rete audio video che fa tutto quello che volete. Potete scaricare, è già organizzato nella sezione portabile, è da organizzare con la guida nella sezione installabile. Potete scaricare il video, togliere l'audio, togliere il video e manipolarli, perché la scuola deve manipolare la conoscenza e naturalmente condividerla sul web. Queste facilitazioni, state sicuri, otterranno un grande successo da parte dei ragazzini e sicuramente porterete dei sistemi di apprendimento che i ragazzini cercano e vogliono oggi. Tutti, anche quelli che sono diversi, ma non diversi perché sono DSA, perché ognuno di noi è diverso. E se trova più opportunità nella scuola, è facile che si accodi e entri nel gioco dell'apprendimento e ovviamente cooperando fra di loro. Bene, si è rotta la linearità della conoscenza analogica che sta nelle pagine. Oggi siamo nel mondo dell'ipermedialità. Lo dice bene il professor Cecchinato in questa guida, cliccando, potete vedere, parlando di tecnologie dell'intelletto. Oggi i ragazzi apprendono in modo diverso. È indubbio, non perché sono nati digitali, ma perché sono nel mondo dell'ipermedialità e quindi loro si affidano molto di più alle immagini, ai video, ai suoni che solo alla parola scritta. E la conoscenza non sta più nei libri, sta nei loro smartphone. Ecco, queste considerazioni portano a fare delle riflessioni. Seguite la lezione del professor Cecchinato, che gentilmente mi ha permesso di mettere online il suo lavoro, dell'Università di Padova, Dipartimento di Psicologia, perché è molto importante riflettere su questo. Bene, attenzione, non usiamo le tecnologie per mettere i bambini da soli davanti a un PC, è molto rischioso. Se lo facciamo, possiamo incorrere in questi problemi. ISDITA non ha nulla di esercitativo, non si impara con clic, è tutta attività costruttiva. Non facciamo diventare l'informatica a scuola un imbroglio. E chiudo con questa immagine, perché è quella di partenza. Io spero che EasyDida si aspiri a questo tipo di scuola.
E con questo augurio, e ringraziando chi mi ha permesso di mettere online i suoi software, Giuliano Serena, il produttore di Tutore Dattile e così via, tutti, chiudo questo piccolo video e spero di aver aiutato e facilitato la didattica. Francesco Fusillo per la guida di EasyDida, buona sperimentazione e buona diffusione. E vi ringrazio per avermi ascoltato.